Buongiorno a tutti, siamo qui per il secondo appuntamento di queste video interviste che abbiamo pensato per superare questo momento di isolamento. Oggi abbiamo il piacere di avere come ospite il professor Duranti, professore dell'Università di Bologna che tiene i corsi di istituzioni antichità medievali e di storia dell'università. Inoltre, nell'ultimo periodo ha tenuto un ciclo di seminari intitolati Medicina e Medici. E quindi, per rompere subito il ghiaccio, mi ricollego a questo, sottolineando che noi appunto trattiamo di storia militare, quindi pensavo di far questa domanda. Durante l'età medievale, e in particolare nell'epoca comunale, possiamo trovare un rapporto tra l'esercito e il ricorso alla medicina e alla chirurgia? Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito, sono molto onorato, mi fa molto piacere di partecipare alla vostra iniziativa. Dunque, il legame tra medicina e chirurgia, che insomma andrebbero sempre distinte, e guerra è, se vogliamo, abbastanza intuitivo, ma ha goduto diciamo, di una strana fortuna per quanto riguarda l'epoca medievale. Cercherò così brevemente di spiegarvi il perché. Allora, senza dubbio, l'epoca che chiamiamo Medioevo non conosce un'organizzazione sanitaria militare precisa, istituzionalizzata, come era invece al tempo, ad esempio, di Roma. Quindi non abbiamo nulla di corrispondente, per intenderci, ai valetudinari, quindi a quegli ospedali militari fissi nei castra delle legioni romane, che erano istituzionalmente incardinate nell'esercito, dunque i cui componenti facevano parte ufficialmente dell'esercito. Il cambiamento avviene grosso modo con il terzo secolo d.C., quando appunto a personale sanitario, chiamiamolo così, militare, viene sostituito progressivamente un personale civile, e dunque si perde il legame diretto tra esercito e attività medico-sanitarie. Questo ci serve anche per una questione, se vogliamo, terminologica, perché da questo punto di vista, per il Medioevo non è proprio, diciamo, parlare di medici militari, ma sarebbe meglio, insomma, riferirsi ad essi come medici che prestano il loro servizio a fianco dell'esercito. C'è un problema legato innanzitutto a una questione documentaria. Le fonti che ci certificano la presenza di medici e chirurghi negli eserciti del pieno Medioevo, in particolare quelli del contesto comunale italiano, non sono numerosissime, sono molto spesso indirette, e questo ha portato nel corso dei decenni, dei secoli, diciamo, precedenti a noi, a interpretare l'effettiva mancanza di un ruolo ufficiale di personale sanitario negli eserciti come una conseguenza di quei famosi, ormai speriamo cancellati, secoli bui del Medioevo, addirittura arrivando a pensare e a testimoniare, a scrivere, soprattutto in alcune opere, diciamo, erudite del passato, che nel Medioevo i feriti in battaglia venivano lasciati morire. Quindi non vi fosse nessun tipo di intervento curativo nei confronti dei malcapitati che subivano un qualche tipo di ferita grave, sostanzialmente, in battaglia. Questo dipende dalla tipologia documentaria, dalle tipologie documentarie che noi possediamo, che ci permettono di scrutare un po' all'interno di questo contesto, e si basa, se vogliamo, su due forme di stereotipo che sono in parte fondate, ma che vanno estremamente sfumate. Uno dipende dalla questione sull'efficacia delle cure nel Medioevo. Questo però lo si può riferire anche all'efficacia delle cure della prima età moderna, all'efficacia delle cure nell'età romana. Non dobbiamo fare un'equazione sbagliata, errata, pensando che poiché
le tecniche e le conoscenze sanitarie non erano fortunatamente quelle che non sono paragonabili a quelle che abbiamo noi, questo significasse che non ci provassero. Quindi questo è un elemento fondamentale. L'altra questione è legata al fatto che in molti trattati, sia chirurgici, che è quello, diciamo, che è l'ambito più strettamente ovviamente legato agli aspetti militari, sia in quelli medici, vi è molto spesso un'attestazione da parte dei loro autori sul non imbarcarsi nella cura di ferite o di malattie che immediatamente vengono riconosciute o, insomma, ipotizzate come mortali. Questa in realtà è una tradizione testuale che risale già al corpus ippocratico, poi a Galeno, e che ha dei collegamenti con la questione, se vogliamo, più deontologica della medicina e anche sugli aspetti propriamente legali del fallimento della cura. È dunque una tradizione, quasi un topos letterario nella letteratura medica e chirurgica, che però non necessariamente corrisponde a realtà. Noi sappiamo e confermiamo quella che può essere un'intuizione di verosimiglianza, che ci sono state forme di assistenza sanitaria durante le imprese belliche. Quello che dobbiamo come storici indagare è in che forme essa si organizzasse, quale fosse il personale adibito a questo tipo di cure e con che tipo, diciamo, e sfumatura di grado istituzionale, quindi di permanenza, se era un incarico pubblico e così via. Quindi, se volessimo fare riferimento alle fonti, si trovano attestazioni di chirurghi che operano quindi sul campo di battaglia o comunque associati all'esercito? Sì, per quanto riguarda il contesto comunale italiano, che abbiamo, insomma, un po' scelto come focus di questa chiacchierata, è il XIII secolo, il momento in cui i documenti di ambito comunale iniziano ad attestare saltuariamente, in modo non sempre continuativo, ma questo potrebbe essere appunto anche una questione di conservazione documentaria, la presenza in diverse forme, tutte analoghe, ma insomma con una diversa sperimentazione di personale, diciamo, chirurgico prevalentemente, ma in alcuni casi anche dei medici cosiddetti fisici, quindi i medici propriamente detti, che si occupavano della malattia piuttosto che della ferita, e iniziano, dicevo, a comparire attestazioni di questo tipo. Sono tre, grosso modo, volendo fare un po' una scansione di tipo didattico, le tipologie documentarie a cui possiamo riferirci, quelle principali, perché poi, come vi dicevo, dobbiamo ricorrere in molti casi a fonti che possiamo chiamare indirette, che quindi che ci danno notizie di questo tipo, pur non trattando specificamente quell'argomento. Innanzitutto le norme, quindi gli statuti, prima le consuetudini, poi gli statuti comunali, che appunto nel corso del XIII secolo, la prima attestazione nella raccolta degli statuti di Bologna del 1250, prevedono una qualche forma, lasciano intuire, in certi casi attestano chiaramente l'interesse da parte delle istituzioni comunali di fornire il proprio esercito di personale che potesse appunto fornire a sua volta delle cure ai feriti. Poi i contratti o forme simili, diciamo, di documentazione in cui vi è appunto una contrattazione tra un singolo chirurgo e o le istituzioni comunali o in certi casi dei personaggi legati all'esercito, dei milites, dei comandanti, e infine i cosiddetti libri di conto, cioè quei registri che si sviluppano appunto nel corso del XIII secolo e che registrano le varie spese degli uffici comunali, tra cui si trovano in certi casi anche spese per personale sanitario, quindi chirurghi e medici. A queste attestazioni dobbiamo
nella verosimiglianza della nostra ricostruzione, unire probabilmente altri personaggi, quelli che sono indicati a volte come chirurghi meno noti o come barbieri, barbieri tonsori, quindi tutti quei rappresentanti di quell'ampio mondo della sanità, che è un mondo plurale nel Medioevo, che non è chiaramente identificato gerarchicamente. Allora, per gli statuti, vi dicevo, il primo caso noto è quello del 1250, quando di Bologna, 1250 statuti di Bologna, quando appunto una rubrica dello statuto prevede che in caso di richiesta da parte del podestà i medici plagarum vengono così definiti, dunque i medici che sono specializzati in un qualche modo nella funzione di curare le ferite debbano partecipare alle cavalcate, in questo caso dunque soltanto a quella tipologia di battaglia veloce condotta dalla milizia fondamentalmente, non al vero e proprio exercitus, specificando esplicitamente che in questo caso i medici non devono partecipare, diciamo, come cittadini e dunque in armis, ma devono seguire la cavalcata portando i propri ferri, quindi i propri strumenti professionali, tutto ciò che serve a facilitare l'eventuale trasporto dei feriti dal campo di battaglia alla città e dunque fare le funzioni di medici, appunto, militari, o meglio di medici delle milizie. Nel corso del 200 altre città comunali specificano altri tipi di soluzione. A Vicenza e a Verona, ad esempio, tra gli anni 60 e gli anni 70, ci sono le redazioni appunto statutarie di quelle città, il comune prevede che sia la corporazione dei medici, chiamata in modi diversi, può essere fraternitas, può essere collegio a seconda dei casi, che deve, in cambio di alcune esenzioni di tipo fiscale, deve fornire un certo numero di propri membri quando l'esercito cittadino esce appunto dalle mura per partecipare a una cavalcata o a una battaglia. Anche a Ferrara negli anni 80, nel 1287, viene specificato qualcosa di molto simile. In questo caso viene addirittura fissato il numero di partecipanti all'esercito per ottenere l'obbligo, diciamo, da parte dei medici cittadini di inviare appunto un loro rappresentante. Si parla soltanto delle spedizioni di una certa importanza, quelle che cioè prevedevano almeno 200 cavalieri e 1000 fanti. Dunque in questo caso non siamo in presenza appunto delle cavalcate, ma di un vero e proprio exercitus, quello che, insomma, sostanzialmente si basava sulla leva generale dei cittadini. È interessante perché il caso ferrarese è la prima attestazione in cui esplicitamente il comune chiede alla corporazione, all'arte dei medici ferraresi, non soltanto un chirurgo, ma anche un fisico, quindi un medico che doveva appunto prendersi cura non delle ferite da arma durante la battaglia, ma delle eventuali malattie, che è un caso, che è una questione di particolare interesse per l'esercito. Dobbiamo pensare a campamenti in cui c'era una densità di popolazione abbastanza ampia. In questi giorni, ahimè, sappiamo quanto il contatto e la vicinanza fra persone in contesti di epidemia può essere grave e rischioso, e non a caso molto spesso anche in grandi battaglie, nelle famosi assedi. Mi viene in mente il caso dell'assedio di Alessandria nel 1174 da parte di Federico I di Svevia, il contagio e l'epidemia poteva essere tale da mettere in ginocchio la stessa spedizione. Nel caso appunto che vi citavo, pare che proprio questa epidemia nel campo svevo, nel campo imperiale, all'assedio di Alessandria, abbia giocato un ruolo estremamente importante nella sconfitta imperiale, quindi nella vittoria, se vogliamo, degli assediati, che riuscirono a sconfiggere appunto le truppe imperiali. Il primo documento invece che ci attesta un contratto tra un medico e un comune
è sempre del 200, che è il secolo in cui iniziano a essere testimoniati dei veri e propri contratti di condotta, cioè delle chiamate, per così dire, alle armi, ma in questo caso è soltanto figurato, da parte delle istituzioni comunali di medici che erano destinati innanzitutto a fornire le loro prestazioni alla cittadinanza. Dunque il primo interesse in questo genere di contratto è civile, in tempo di pace. Sono medici appunto che svolgono una funzione pubblica, ma che hanno nelle clausole, diciamo, dei loro contratti molto spesso anche la richiesta, appunto, e l'obbligo di seguire eventualmente l'esercito in caso di spedizione. Vi cito soltanto, non vi faccio un elenco di esempi, soltanto la prima attestazione che abbiamo, visto che siamo insomma bolognesi, ci soffermiamo un attimo di più sulla nostra città, sul nostro comune. È un caso molto noto, perché quello del 1218, quando il comune di Bologna assume in un certo modo, quindi stringe una condotta con Ugo da Borgognoni, noto chirurgo, anche se in certi casi forse un po' sopravvalutato dalla storiografia, perché quello che noi sappiamo di Ugo in realtà lo sappiamo grazie alle opere di Teodorico da Borgognoni, che era suo figlio, che fu un importante autore di opere chirurgiche. Ma al di là di quello, nel 1218 Ugo Borgognoni, che era un cittadino lucchese, viene appunto condotto dal comune di Bologna, quindi si reca a Bologna, dove stringe questo tipo di contratto che vi raccontavo poco fa, in cui si prevede anche che debba seguire l'esercito in caso di spedizione, e questo avvenne pochi anni dopo, anzi immediatamente dopo, perché Ugo è attestato appunto insieme alle truppe bolognesi all'assedio di Damietta, dunque nella spedizione della crociata che aveva portato appunto, che si era incentrata appunto sull'assedio di Damietta. Dalle libri di conti, per farvi un'altra, così un piccolo esempio di un'altra tipologia, sono stati studiati in particolare, soprattutto per una questione appunto di conservazione documentaria, quelli di area toscana. Nella seconda metà del 200 siamo attestati appunto dal fatto che anche i comuni toscani incaricassero medici e chirurghi appunto di seguire l'esercito durante gli assedi, durante le battaglie, e anche dei metodi di rimborso delle loro perdite, rimborsi che potevano essere analoghi a quelli della milizia, quindi il rimborso di un cavallo, di una cavalcatura persa dal medico durante la spedizione, ma anche il pagamento che poteva essere o a monte, dunque una condotta come dicevamo prima, e in quel caso il medico curava i feriti della battaglia senza percepire altri introiti, oppure il pagamento di ogni singola prestazione. In questi casi è molto noto l'esempio senese, a questo proposito, in questi casi il comune forniva, diciamo, il denaro per pagare la prestazione al ferito, generalmente, non direttamente al chirurgo, il quale ferito poi pagava appunto il chirurgo che lo aveva curato. Per concludere questo aspetto, una cesura nella documentazione, soprattutto perché, che però dipende da un cambiamento importante nell'organizzazione stessa della guerra, avviene con la metà sostanzialmente del XIV secolo, quando irrompono anche sulla scena italiana le cosiddette compagnie di ventura, dunque quell'aspetto dei mercenari che prendono in mano la gestione in qualche modo concreta della guerra, ma non soltanto quella concreta, perché a quel punto anche larga parte delle questioni organizzative, in un certo modo, legate allo svolgimento della guerra, passano appunto dai comuni alle compagnie di ventura, e questo da un punto di vista documentario crea un'interruzione nella presenza appunto di fonti che ci permettano di seguire meglio questo aspetto. Invece è attestata qualche forma di trattatistica specifica nell'ambito chirurgico-medico, ma soprattutto, se nel caso esistesse, ci sono dedicati delle parti o dei capitoli alle ferite da combattimento, oppure non vengono prese in considerazione? Allora, sulla questione del legame con la produzione scientifica
prevalentemente chirurgica, in questo caso è alla chirurgia che dobbiamo riferirci, bisogna fare delle premesse. Innanzitutto un dato, una coincidenza che tutti gli studiosi hanno messo in luce e che dunque possiamo prendere per buono, data anche appunto la sua verosimiglianza, è la coincidenza cronologica con cui si sposano in un qualche modo le prime attestazioni appunto di chirurghi negli eserciti e il rifiorire dopo l'età ellenistica fondamentalmente di una trattatistica chirurgica di un certo livello, quindi basata sulla tradizione testuale, basata sul recupero che è avvenuto in traduzione dalla seconda metà del XII secolo di molte opere di produzione sia classica antica sia araba, quindi come mediazione con la traduzione araba, quindi una conoscenza più ampia che porta appunto a una nuova ondata di produzione di quella che Michael McVogue, che è forse il più importante studioso di chirurgia medievale vivente, ha definito la chirurgia razionale, dunque una chirurgia basata appunto sulla riflessione intellettuale, sullo studio dei testi e non soltanto sull'aspetto puramente pratico, che pure è fondamentale, viene ribadito anche da questi autori, ma appunto ha diciamo un diverso svolgimento nella trasmissione del sapere. Ora la coincidenza sia cronologica sia geografica, perché queste opere, le principali perlomeno di queste opere, vengono redatte nel Regnum Italiae, dunque in quel contesto appunto comunale che possiamo definire da italiani comunale, è probabilmente, senza dubbio, con ogni verosimiglianza, frutto di una non semplice coincidenza, e l'interesse per la chirurgia è senza dubbio legato anche a quel mondo così contrastato, non più di altri contesti in realtà, ma in cui l'aspetto militare, l'aspetto bellico, diciamo, ha diversi centri di interesse proprio per questo frazionamento anche istituzionale e politico. Da questo punto di vista, però, poi vi citerò due o tre autori, ma proprio solo per darvi dei nomi, non dobbiamo pensare a trattati specificamente riguardanti le ferite da guerra, le ferite militari. Questo però va messo in conto, a mio parere, perché l'interesse fondamentale del chirurgo che scrive, dunque in qualche modo vuole trasmettere come si opera e perché si opera in quel modo, prescinde in parte dalla situazione concreta in cui l'eventuale ferita è stata inflitta o è stata subita, se si sta parlando del paziente. Mi spiego meglio. Dal primo testo, da quel testo che diciamo viene ormai unanimemente considerato appunto l'inizio di questa rifioritura chirurgica, che è la chirurgia Rogeri o post mundi fabricam, la si denomina in entrambi i modi, quindi quella, l'opera chirurgica di Ruggero Frugardo, un cittadino di Parma, nonostante una volta si dicesse che fosse un salernitano, che scrive appunto quest'opera attorno al 1180, e ci sono numerosissimi capitoli che trattano di ferite da arma. La ferita da arma chiaramente ci fa venire in mente, giustamente ci fa venire in mente la ferita che si è subita in battaglia, ma appunto dicevo non necessariamente, perché poteva essere una ferita ottenuta in una zuffa cittadina, in un assalto, in un tentativo di rapina, in un tentativo di omicidio e così via. Al chirurgo questo non interessa, gli interessa che cosa? La tipologia della ferita, cioè qual è lo strumento che la provoca, al di là che fosse in città in una rapina o che fosse durante una battaglia sul campo appunto di guerra, e come appunto agire. Effettivamente però, a partire da Ruggero, che dispone delle, quelle opere appunto che si stanno traducendo nel corso del XII secolo, che derivano prevalentemente in questo caso dalla tradizione araba,
al-Bukasis tra tutti, ma anche Avicenna, il canone di Avicenna che appunto negli stessi anni viene tradotto a Toledo e poi conosce una abbastanza rapida espansione, e Ruggero fa una sorta di catalogo delle ferite, possiamo dire sub specie armorum, cioè differenziandole appunto a seconda del tipo di arma o di strumento, tra cui ci sono sia le armi propriamente dette, sia bastoni, pietre, quindi vedete a lui interessano le tipologie di oggetto, e in base a quello spiegare appunto come il chirurgo deve intervenire. C'è un accenno che è stato sottolineato nella sua chirurgia che rimanda alla probabile presenza o conoscenza, eventualmente anche indiretta, non ci interessa necessariamente che lui fosse veramente sul campo di battaglia, quando spiega che in caso di ferita a un vaso sanguigno, quindi con un'effusione di sangue particolarmente importante, fosse necessario, secondo i dettami dell'epoca, fare innanzitutto suppurare la ferita, e suggeriva Ruggero di farlo attraverso sterco d'asino secco, che effettivamente era un materiale che poteva essere trovato probabilmente con facilità anche in un campo di battaglia, però non soltanto in un campo di battaglia, quindi questo va sottolineato. Ora, nel corso del 200, diversi autori collegati a Parma e poi a Bologna, prevalentemente non soltanto, continuano in questa tradizione fondamentalmente di dedicare una particolare spazio alle ferite da arma. E quindi abbiamo Rolando da Parma, che è allievo di Ruggero, Ugo Borgognoni, che non ci ha lasciato testi scritti, ma di cui conosciamo un po' i principi chirurgici grazie invece alle opere di suo figlio Teodorico, Bruno di Longobucco, che a Padova concluse nel 1253 un'importantissima opera chirurgica che poi divenne il testo di riferimento nell'insegnamento chirurgico dei secoli successivi, e che non a caso riprende soprattutto Avicenna e al-Bukasis. Quindi vedete, è una tradizione innanzitutto testuale, quindi un ritorno, perché Avicenna e al-Bukasis avevano letto a loro volta le opere chirurgiche, penso prevalentemente a Paolo d'Egina, quindi del contesto bizantino e tardo antico. Un momento, se vogliamo, di svolta, lo si può avere, di svolta, diciamo, di maggior notizie dal nostro punto di vista, lo si può avere con l'opera di Guglielmo da Saliceto. Guglielmo da Saliceto, che svolse la professione chirurgica in diverse città comunali del nord Italia, poi fu a Bologna, poi a Verona, dove appunto concluse la redazione della sua chirurgia nel 1275. In un passaggio della sua opera lui ricorda di avere, quando era giovane, dice, curato diversi soldati che erano stati feriti in battaglia. Potrebbero essere stati anche soldati riportati in città, ma insomma questo non fondamentalmente potrebbe non interessarci più di tanto. Insomma, senza dubbio c'è, ecco, una prima citazione esplicita del fatto che c'era stata anche da parte sua, c'era un'esperienza diretta sulle ferite provocate in battaglia. Guglielmo da Saliceto, peraltro, è il primo autore chirurgico che dedica specificamente un intero libro della sua opera all'anatomia, cioè la conoscenza anatomica, che proprio in quel periodo stava tornando prepotentemente sulla scena, che, come sapete, a Bologna sarà poi incarnata pochi decenni dopo da Mondino Liuzzi. Due ultimi esempi un pochino più di lunga durata, se vogliamo, per capire quanto anche in assenza di riferimenti particolarmente succosi, senza dubbio i chirurghi avevano ben presente la questione delle ferite di guerra. Uno proviene dalla principale opera chirurgica del Medioevo, probabilmente, cioè quella chirurgia di Guy de Chauliac, che la cui composizione si conclude nel 1363 e che è
se vogliamo, la principale summa appunto del sapere chirurgico anche colto del basso Medioevo. Ora, nella sua opera, Guy de Chauliac, che sta in quel passo, sta perorando la causa di una chirurgia appunto intellettualmente fondata, quindi potremmo dire scientificamente, insomma, secondo i criteri dell'epoca fondata, sta descrivendo quali sono le diverse sette, lui le chiama, cioè i diversi orientamenti del pensiero medico e chirurgico del tempo. Le prime tre riguardano le diverse interpretazioni dei, diciamo, dei medici colti, dei medici e dei chirurghi colti. La quinta sono i saperi chirurgici del volgo e delle donne. La quarta è particolarmente interessante dal nostro punto di vista perché è dedicata alla maggior parte, cioè composta dalla maggior parte, dice Guy de Chauliac, dei soldati tedeschi e di quanti vanno al seguito degli eserciti. Quindi c'è un'immersione a questo punto nella problematica del, se vogliamo, delle cure delle ferite di battaglia, e Guy de Chauliac polemicamente ci mostra quel mondo empirico legato alla cura delle ferite, non necessariamente, in questo caso lui sembra dire di no, però ricordiamoci che ha un intento anche polemico, non necessariamente condotta da chirurghi, ma in certi casi dagli stessi soldati, che in mancanza di aiuti in altro modo, per un sapere tramandato tra le truppe, probabilmente dall'esperienza bellica, possono intervenire e intervengono nelle ferite di guerra. Guy de Chauliac dice: costoro con scongiuri e pozioni, e questo non ci stupisce perché appartiene a ogni contesto curativo del Medioevo e non solo, ma poi ci dice, più interessante, con oli e lana e foglie di cavolo curano tutte le ferite. Ora, Guy de Chauliac è critico, ma appunto ci apre questo squarcio che curiosamente a volte ci sono così dei rimandi più chiari, prende in considerazione le sostanze, gli elementi da utilizzare, in particolare l'olio e la lana, che a metà del XV secolo un noto condottiero italiano, che è Orso Orsini, descrive e ricorda essere stato il mezzo con cui lui stesso si curò da una ferita provocata da un verrettone che era rimasto conficcato nella sua coscia. Orso Orsini, peraltro, è uno di quei personaggi particolarmente critico nei confronti della medicina. Lui dice: non c'è bisogno di medici o chirurghi insieme all'esercito, se non in caso di una frattura ossea. L'ultimo esempio, se abbiamo un minuto, che vi volevo fare riguarda invece la trasmissione testuale. In questo caso siamo in presenza di una summa medico-chirurgica che viene composta nella seconda metà del XIV secolo da Niccolò Falcucci, che è un medico toscano, poi residente a Firenze, che scrive quest'opera Sermonum Liber Scientiae Medicinae, che è un'opera enciclopedica composta da sette sermoni, quindi da sette grandi libri, che conobbe una grande fortuna sia manoscritta sia poi a stampa, proprio perché Falcucci cercò di radunare coerentemente, razionalmente, tutto il sapere medico-chirurgo dell'epoca, con un'operazione di tipo intellettuale, perché Falcucci usa le fonti precedenti, cita esplicitamente, abbastanza frequentemente, gli autori a cui lui si riferisce, quindi ci dà in un certo qual modo una fotografia sulle conoscenze chirurgiche, per quello che ci riguarda, dell'epoca. Ora, in un particolare, in un capitolo, Falcucci si dedica non solo, poi ce ne sono diversi appunto che seguono questo e si dedicano al problema delle ferite da guerra, ma un capitolo è dedicato alla tipologia delle frecce utilizzate, che Falcucci esplicitamente ci dice, ricostruisce sulla base soprattutto di Avicenna e di Albucasis, e in cui vengono enumerate le varie tipologie di frecce che potevano essere utilizzate a seconda del luogo di produzione, del luogo in cui si era svolta la battaglia, e che quindi
causavano intanto ferite di diversa tipologia e poi dovevano portare il chirurgo a fare, a mettere in pratica dei procedimenti di estrazione differenti, perché spiega, a seconda di come era la cuspide della freccia, il materiale in cui era stata composta, il numero di punte che la freccia aveva, le dimensioni, eccetera, eccetera, insieme naturalmente a dove la freccia aveva colpito, il procedimento di estrazione doveva cambiare perché poteva provocare diverse lesioni differenti e così via. Quindi c'è, se vogliamo, la testimonianza che le ferite da guerra, ecco, venivano prese in considerazione anche dal punto di vista non soltanto empirico. Quindi senza dubbio c'erano medici, chirurghi o barbieri, forse anche improvvisati, ma questo è un altro tipo di problema, che seguivano le truppe e gli eserciti, ma c'era anche uno sviluppo delle conoscenze che rientrano all'interno di un discorso più generale sulla chirurgia, quindi non particolarmente specificamente, diciamo, dedicate alla chirurgia bellica, ma che senza dubbio erano previste. Concludo con invece citandovi un caso in cui c'è un capitolo dedicato esplicitamente alla salute dell'esercito in marcia, che purtroppo è estremamente deludente in realtà, perché è estremamente sintetico e anche qui ripreso da Vicenna, che è in un'opera sempre della metà del XIV secolo, che di fatto appartiene al genere dei regimina sanitatis, che viene offerta da Giacomo Albini, era un medico di Moncalieri, ai principi Savoia Caia, e che ci mostrano appunto, comunque, almeno librescamente, per così dire, un interesse legato alla salute appunto dell'esercito. E successivamente, dal punto di vista dell'organizzazione di questo tipo di strutture, di servizi, le fonti ci testimoniano soprattutto, ma questo è per una scelta di trasmissione di importanza, medici legati ai grandi condottieri, ai principi, ai sovrani, ma siamo in un altro tipo di contesto. Cioè il medico che segue anche il re, eventualmente, quindi il sovrano, difficilmente è un medico che si prende cura poi dei singoli soldati feriti, poi in certe occasioni magari lo faceva, ma in quel momento ufficialmente è il terapeuta che sta seguendo appunto l'illustre personaggio, dunque appartiene insomma a un contesto in parte differente.